non sapevo come mettermi, allora ho provato tutte le posizioni, dico, vediamo un po' come mi metto, come non mi metto. Ragazzi, è da un po' che non ci vedevamo. Oggi, sabato di quarantena, mi sono detto, che faccio? Come intrattengo questi iscritti? Ma certo, installiamo Ubuntu 20.4 LTS sul PC domestico, praticamente quello con cui generalmente ci gioco, che ci cazzeggio, ci faccio di tutto, insomma. Vediamo come va. Come ci ho avuto quest'illuminazione per installare Ubuntu 20.4? Semplice. Stavo al lavoro, mi capitano installazioni di Linux, macOS, o proprio casualità, nuova installazione, vado a prepararmi quindi la chiavetta per la versione 19.10, vado sul sito, esce la 24 lo stesso giorno, dico, ah perfetto, dai, dato che sono molto curioso, sono affamato di sta roba, ho deciso di installarlo su PC quello dell'ufficio e allora dico, vabbè dai, partizioniamo e vediamo che succede. Avevo installato una 19.10 Mate, quindi interfaccia grafica modificata per avere un aspetto un po' più classico, quindi basandoci sulla vecchia versione che, se voi avevate utilizzato Ubuntu 8.04, 8.010 per esempio, c'era il vecchio GNOME, l'interfaccia 2.0 che effettivamente era molto leggero, poi come sapete oggi si sono sì velocizzati, però anche le interfacce si sono molto appesantite, quindi sempre per compensare questa evoluzione. Non ci crederete mai, sono rimasto veramente sbalordito da queste performance su PC di lavoro che ha un 4 GB di RAM, dual core Intel di seconda generazione e una GT 710 Nvidia, cioè ho detto tutto su monitor 75 Hz, però io a livello di display mi tratto bene, perché gli occhi sono molto importanti, quindi chiedo sempre il meglio. E sono rimasto così colpito da questo sistema operativo che so anni comunque che lo provo, che lo smanetto, però dopo neanche 2 ore lo disinstallo perché dico, che palle. Invece l'altro giorno sono rimasto colpito, però mi sono detto, dai, stavolta lo provo insieme a loro, voi che mi seguite sul canale, lo installiamo insieme oggi, mi fate compagnia, così vedo anche qualche dritta su com'è, insomma, sulle impressioni che mi ha dato. Come vedrete, questa è la chiavetta che utilizzerò per installarlo, una 8 Giga Kingston. E poi, ovviamente, utilizzeremo un bel Seagate da 60 Giga. Questo l'ho ereditato dalla prima PlayStation 3 che avevo, che ormai è andata, quindi l'HOD sta buttata nel secchio da qualche parte. E quindi installeremo su questo hard disk, come vedete in ottime condizioni. Vabbè dai, facciamo che lo smart non lo leggo, quindi anche con la fottutissima lampada di sale che mi dà una mano. E devo installarlo dove ci sono questi 18 miliardi di hard disk per 1 miliardo di terabyte. Però facciamo che adesso faccio una magia, abracadabra, e lo monto. Oh, l'ho montato. Cioè, ovviamente non fate quello che sto facendo io, Cioè, questa è roba veramente per utenti avanzati, cioè, se dovete montarlo, fatelo sempre con le dovute raccomandazioni. Oh, io ho avvisato, Non replicarlo. Adesso tocca a lei. Vabbè, questo ce la dovrei fare, dovrei essere in grado. Voilà, al primo colpo, ragazzi, è pazzesco. Accendiamo la bestia. Cioè, silenziosissimo, Vabbè, adesso. Ecco, è volato tutto. Ho qui sulla nostra pendrive. Ovviamente, dato che avviamo da un'interfaccia. Oh, tanto di cappello per la nuova put animation. Cioè, è fighissima. Però strano che già stia facendo un controllo su tutti i file di sistema. Ecco, drive Nvidia, sì, perché io ho una 1060 3 GB. Interessante come discorso. Guardate i pixel del monitor 720p. Cioè, io vivo nel futuro, Ragazzi, ci siamo, non ha trovato errori. Cioè, assurdo. Se no avrei dovuto rifare tutto da capo e l'avrei fatto fa voi. Eccolo. Allora, lo mettiamo in italiano. Try Ubuntu. E proviamo Ubuntu, vediamo un po'. Ecco, subito errore, vedete? Subito ho parlato. Ma noi non ce ne frega niente perché Ubuntu si auto-ripara. Cioè, Linux è il futuro, raga. Allora, ecco qui, questa è tutta l'interfaccia che vi apparirà quando caricherete tutto il desktop, che sia l'installazione live, che sia l'installazione senza passa prima per il desktop, perché potete scegliere tra live e installazione diretta, quindi vi darà la schermata di prima, quella lì con la finestrella e lo sfondo. Carina pure l'icona nuova di Ubuntu, questa tutta pixelosa, dell'effetto quello che in genere si applica a Photoshop, passatemi il termine, però no, non sono grafico, quindi il nome corretto non lo so, però molto interessante. Allora,
facciamo secondo voi? Beh, ovviamente io devo prima formattare il mio disco. Pure il menu è carino, vedete? È pure veramente fluido. Cioè, infatti sono rimasto colpito quando l'ho installato sulla postazione del lavoro da quest'interfaccia così fluida. Cioè, perché io ricordo le versioni di Linux proprio schifose, pure con un hardware potente tipo il mio. Cioè, mi ricordo proprio lo schifo dello schifo, raga. Cioè, veramente assurdo. Faccio direttamente l'installazione, quella standard, quindi. Ah, ha fatto pure il suono. Aspetta che ve lo faccio risentire perché è carino. È grazioso, quindi adesso chiudo e riapro. Vedete, poi questa è una cosa che mi ha colpito, cioè, su quei dettagli che comunque tutto sommato sono interessanti, quindi s'apprezza. Classica installazione, cioè. Sempre avanti, va cliccato. Comunque è un sistema ormai diventato molto standard alla portata di tutti. Vabbè, dato che io sono utente esperto, mi sono fatto il partizionamento manuale, proprio da vera persona pericolosa. Quindi ci dirà tutte le partizioni, sì, formatta tutto. Vabbè, fuso orario, qua gli possiamo mettere il nome, sicuramente metterò Eric, all serious perché non riconosce il nome della scheda madre, non ce ne frega niente. E ovviamente, vabbè, avete letto la mia password, ci ho dato automaticamente perché ripeto, sono pigro, non mi fate fare niente. Però ecco, una cosa che non mi fa impazzire è che questa schermata di setup, che una volta che si mette lì a caricare, quindi per farci aspettare tutta la procedura per l'installazione è la stessa da almeno 6 anni, 7 anni, comunque è da parecchio tempo che c'è sempre sta schermata. Cioè, le prime versioni non la implementavano, c'era il prompt di comando, riga di comando terminale classico, cioè ovvero questo qui, e ci dava tipo installazione dei pacchetti, quindi con la linea di progresso. Invece poi da qualche versione, mi sembra dall'introduzione di Unity, che sarebbe questa interfaccia qui al lato. Questo ovviamente è GNOME 3, quindi è diverso. Una volta si serviva di Unity Ubuntu. Se poi la preferite la potete sempre installare. Ovviamente Linux ha come punto di forza l'estrema personalizzazione e tutta la filosofia open source che c'è dietro. Scherzavo, raga, prima non si era sincronizzato l'orologio, ma l'avrete capito voi perché siete attenti, vero? Intanto che aspettiamo l'installazione di questi pacchetti, che ovviamente questi che sto installando sono facoltativi. E ho fatto scaricare aggiornamenti e pacchetti facoltativi dalla rete per evitarmi tutta la rottura quando poi il sistema sarà pronto. Quindi è un'operazione che vi consiglio se avete anche una buona linea. Spero che non abbiate ancora la 56K, però il rischio c'è. Intanto, come va? Come è fisso? Come immagino anche lui? Eh sì. 60 giga, ma è un ottimo alleato, dai, non gli si può dire niente. Raga, non ci crederete mai. Siete pronti? Guardate. L'installazione, cioè, pazzesco. 9 e un quarto, sabato 25 aprile, è finito. Vabbè, dai, è arrivato il momento di riavviare. Si è comportato pure abbastanza bene per essere un cesso di disco da 60 giga di 14 anni fa circa. Rimuoviamo la fottutissima pendrive e premiamo Enter. Quindi faccio partire adesso Ubuntu. Ubuntu, secondo me la webcam funziona. Ah, questa qua comunque se vi interessa la sto vendendo a 250 euro più IVA, quindi se volete ultimo pezzo usata da me, quindi scrivetemi pure. A meno che non ne trovate una in qualche negozio, dai. Eccolo qua che carica, cioè comunque è ipnotica sta cosa, è troppo figa, dai, guardate. È minimale, è particolare, a me piace. Intanto il macinino macina. E come se lo macina? Ok, ha fatto uno scattino. Mi sembra pure che abbia agganciato la risoluzione sua. Ragazzi, sta per partire, eh. Comunque ho notato un'altra cosa. Una volta il cursore appariva al centro. Adesso appare qui. Appare in basso a destra. Un po' come, diciamo, sulla falsariga di macOS. Perché Mac lo punta sempre in alto a sinistra. Però fa tocca completamente lo schermo. Invece, Ubuntu ha deciso così. Comunque, eccoci qua, vedete? Quindi wizard iniziale include connessione degli account, non ce ne frega niente, live patch lo configuro più tardi. Informazioni no grazie, perché mo pure Canonical a quanto pare vuole sapere che fai con il mio punto. Localizzazione pure ce ne freghiamo. E ecco qui una schermata in più che hanno aggiunto, che sto notando,
la schermata che ci propone l'installazione dei software. Come vedete, ci dice: guarda, se tu vai nel software center, trovi tutti questi straordinari software open source, quasi tutti. Noi clicchiamo su fatto e voilà. Guardate come sembra abbastanza fluido questo GNOME 3. A me piace, dai, cioè come fluidità. E raga, ovviamente ricordatevi che c'è un disco a 60 giga su cui è installato, quindi non parliamo di un SSD. Anche se il PC è in i5 con 12 giga di RAM, Nvidia dice 63 GB GTX. Però infatti vedete, il lancio del Firefox si fa attendere, però tutto sommato per essere una installazione test, quindi direi che è perfetta. E hanno rilasciato anche degli aggiornamenti, oh, ma chi l'avrebbe detto? 99 kilobyte. Vabbè, mi installa ora. Vedi, poi quando parte dice sì, vabbè, Firefox è pronto. Voilà, finalmente dopo un anno e mezzo l'ha caricato. Però ovvero sì che c'ho scheda video potente, anche se le altre versioni che ho installato in passato erano tutte schifosamente lente e buggate. Cioè, dici, caspita, c'è un hardware così, di fascia medio-alta e tu me laghi? Non esiste. E con stupore ha installato il driver proprietario Nvidia già all'avvio, cioè assurdo. Di solito mettevo l'open source, ma ha capito che comunque quello è un driver un po' scadente, che non ha la stessa qualità di quello che mi offre Nvidia, e quindi l'ha installato. Eccolo qua. Quindi, meglio di così, direi proprio non ci possiamo lamentare. Comunque, ditemi che ne pensate, se l'avete installato, come vi è sembrato, se anche a voi queste piccole migliorie che hanno applicato con la nuova versione, perché poi ricordiamo è una LTS, quindi supporto a lungo termine, dura, se non vado errato, per almeno 3 anni. Viene supportato dal rilascio di nuove versioni. Ogni 6 mesi, secondo la filosofia di Ubuntu, ne abbiamo una nuova. Quindi queste qui le rilasciano in cadenza sempre semestrale, però con supporto esteso. Possono essere utilizzate anche dalle aziende o da comunque computer server che vogliono un sistema solido, affidabile e duraturo. Quindi, ragà, io adesso sapete che vi dico: no, vabbè, mo l'ho installato, però già mi sono stufato. Adesso smonto tutto, mi metto a giocare un pochetto, faccio una bella partita Resident Evil e niente, dai, ci becchiamo alla prossima. Se vi è piaciuto il video, come sempre me lo fate sapere e io provvedo a sfornarne di nuovi. Ciao ragazzi.